addio al vecchio reddito di cittadinanza. Arriverà a Mia la misura di inclusione attiva, per il momento una bozza di decreto che il ministro del lavoro Marina Calderone dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane. Da settembre 2023 avvia il nuovo strumento di sostegno sociale dopo i 7 mesi di proroga del reddito accordati con l'ultima legge di bilancio. I potenziali beneficiari saranno divisi in 2 platee, famiglie povere senza persone occupabili, dove c'è almeno un minore o un anziano over 60, la seconda con almeno un soggetto con età tra i 18 e 60 anni. Sarà pari a 500 euro mensili l'assegno per i non occupabili, mentre monterà a 375 euro il sussidio per gli occupabili. Un punto di discussione è la quota per l'affitto, 280 euro mensili, che potrà essere modulata o alleggerita secondo il numero del nucleo familiare. Tra le novità anche la durata del sussidio, un'ipotesi al vaglio dell'esecutivo prevede che Mia duri 18 mesi per i non occupabili, solo per la prima domanda, 12 mesi a partire dalla seconda. Per gli occupabili Mia durerà al massimo un anno per la prima domanda, 6 mesi per la seconda. Un'eventuale terza tranche si potrà chiedere dopo un anno. Se il beneficiario rifiuterà anche una sola proposta di lavoro adeguata, perderà il diritto al sussidio. Cambiano anche i requisiti fondamentali per ottenere la misura. Il livello di ISEE scende a 7.200 euro dai 9.300 attuali. Sarà corretta la cosiddetta scala di equivalenza, che fa aumentare l'importo del sussidio in base al numero dei componenti la famiglia, mentre il requisito di residenza italiana scenderà da 10 a 5 anni. Presentata la domanda scatteranno i controlli incrociati. I non occupabili saranno indirizzati ai comuni, gli altri ai centri per l'impiego. Sarà creata una piattaforma online sotto la regia del Ministero del Lavoro, dove diventerà obbligatorio iscriversi. Con la riforma Mia il governo punta a risparmiare 2-3 miliardi di euro contro i 7-8 spesi per il reddito di cittadinanza.